Tagliare o non tagliare, questo è il dilemma. Smettere o non smettere, che fare? Come mai questo tono tragico? Lasciami in pace che sono in pieno dubbio amletico. Addirittura! E come mai? È una delle sfaccettature della difficile arte del recitare. Difficile ma facile, peraltro. Un'arte innaturale ma naturale. Lontana da noi, ma in fondo vicina. Tutti degli ossimori. Ossimori. Secondo me si dice ossimori. Complicata, comunque, ma non complicata. Sì. Vabbè, comunque che barba con tutto questo tentativo di dare delle definizioni. Vedi che barba, vedi? Vedi che tutti quegli zuccheri che metti nel cervello ti hanno reso perspicace? Ma non abbastanza, perché continuano a non capire. Al mio corso di teatro, come saggio quest'anno, dobbiamo fare Amleto. A niente meno. E allora mi devo tagliare la barba. Ma non ci posso credere. Ma invece sì, dopo anni mi chiedono di tagliarmi la barba. Va là, ma io non ci posso credere. Ma invece sì, perché dopo anni al mio corso di teatro lo dico, mi hanno chiesto di tagliarmi la barba. Non ci posso credere. Ah, basta. Ma non vi è mai fregato niente di quello che dico. Ma infatti continua a non fregarci assolutamente niente, ma tientela pure la tua barba. No, dicevo, non ci posso credere, perché questa settimana l'amore della mia vita, Federica, Giovanna, mi ha proprio guardato in faccia e mi ha detto: ma perché non ti tagli quella rude barba? Ah, vedi? Rude? Sì, 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 via la barba, capito? Anche lui ha chiesto di tagliare la barba. Non ci posso credere. Perché anche a te? Ma sì, ma il dottore, ieri sono andato al dottore, mi ha detto di tagliarmi la barba per verificare la peraltro possibile, probabile presenza di certe allergie. Vedi, di cui non mi sto vedi, in contemporanea, tutti e tre hanno chiesto di tagliarci la barba. È così incredibile, cioè incredibile. Ma non è mai successo. Paradossale. Basta! È solo strano, non c'è niente di universale. Abbiamo la barba tutte e tre, e casualmente per una serie di variabili ci è stato chiesto. No, stesso, no, vabbè. È paradossale, perché tutti e tre l'abbiamo da un sacco di tempo. Io ce l'ho da 15 anni, te da quando ce l'hai? Ah, beh, io da 10. Tu da quanto ce l'hai? Da giovedì. Ma perché devi sempre rompere l'armonia? Comunque, ci hanno chiesto in contemporanea di tagliarci le barbe. È strano, dai. Anche perché tagliarsi la barba è un po' come cambiare la vita. Io no, 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 lascia parlare a Seneca della barba. E sì, cioè? Perché la barba rappresenta la personalità. Bruno, ad esempio, Bruno. Anzi, Bruno. La sua barba rappresenta un uomo deciso, uno che ha deciso di dare un taglio netto da una parte o dall'altra. E in effetti c'è chi mi chiede di avere, diciamo, della barba fluente. Ma chi? Tu non potrai mai capire niente. Rimani pure con Champs-Élysées, la tua francesina. E lui si chiama Champs-Élysées. Vedi, e la francesina è il sintomo della sua barba. Perché lui si dibatte fra un uomo trasandato come lui, che magari si tiene la barba così, come posso definirlo? Incolta. Cialtrone, io lo definirei. E la sua francesina che gli chiede di tagliarsi la barba. Sì, mi preferisce. Lo vuole pulito. Come definirlo? Certo, lo direi. Fresco. Lavato. Ecco, lavato più che pulito. Ecco. Deterso. Ognuno di noi. Ma tu invece. Parliamo della tua filosofia barbifera. Ma io sono un uomo un po' così, un finto trasandato. Uno che sembra che non pensarci, ma in realtà un po' ci pensa. Mantengo un alone, ecco, sono misterioso. Un po' paraculo forse. Vabbè, è meglio, più adatto come termine. Allora, però questo excursus sulle barbe. Comunque, se da una parte a me non mi interessa niente di tagliare, per voi deve essere un trauma. È complicato, infatti è un gran problema. No, non c'è nessun trauma. L'amore infinito della mia vita, Federica, Giovanna, mi ha appena chiesto: tieni la tua barba oppure no, perché mi punge. Quindi a questo punto cosa vuol dire questa cosa? La tengo, anche perché io amo Federica, quindi la tengo, questo punto la tengo. Anche io la tengo. Sì? Sì, perché avevo capito male, non devo fare la parte di Amleto, ma devo fare il fantasma del padre. No, quindi la barba. Rasature scongiurate. Tu che fai a questo punto? Possiamo... Ma che ne so, ma no, io la taglio, me l'ha detto la francesina. Vabbè, allora direi che è proprio il caso di dire: in barba le lamette?